il fatto che noi siamo qui su iniziativa dell'azienda turistica locale ci fa capire quanto appunto queste manifestazioni siano motore di comunicazione per il nostro territorio e di attrazione, no? Ovviamente magari anche solo di turismo, per ora di turismo di prossimità, ma che in prospettiva possano diventare, come dire, proprio uno dei motori di sviluppo e di crescita del nostro turismo. Presentiamo oggi qui all'interno della Casa dei Lettori gli eventi culturali e musicali del territorio della Tele del Cuneese, gli eventi più importanti che abbracceranno per tutto il periodo estivo, da luglio fino a metà settembre, tutto il territorio cuneese, partendo da Cervere, finendo con Mondovì, grandi eventi musicali di molti rilievo, con nomi importanti come quello di Anastasia, di Ermal Meta, come quello di Richard Gaglionò o di Allevi, che per tutta l'estate delizieranno il nostro territorio. Un'offerta culturale importante che si abbina benissimo a quella che è l'offerta outdoor e quindi arricchisce il nostro comparto turistico, nella speranza di poter continuare ad accrescere sempre più i flussi turistici in provincia di Cuneo. Da quest'anno c'è un grande festival culturale musicale che raccoglie 5 appuntamenti diversi. Iniziamo proprio in questi giorni con l'Anima Festival di Cervere. Continueremo con un altro grande evento che è Suoni dal Monviso, che lega la montagna alla musica, quindi proprio direi che si sposa bene con il nostro territorio. Arriveremo al capoluogo con il giro di boa, con gli spettacoli, le luci e l'emozione del Cuneo illuminata. A fianco di quello ci sarà la grande musica classica sulla città di Cuneo. Ritorneremo con la musica occitana, con Occitamo, nell'area del Saluzzese, e chiuderemo nel mese di settembre nel parco commerciale di Mondovicino con nuove forme di comunicazione e di musica per chi è più giovane, ma che richiameranno tanta gente. Quindi un'opportunità turistico culturale musicale che si affianca all'outdoor per chi viene a vivere la montagna cuneese, ma può essere un'opportunità per chi non viene a far quello, venire a scoprire casa nostra. È un nostro progetto quello di puntare sul turismo culturale, sportivo e enogastronomico, ma in questo caso quello culturale, perché come è stato presentato va a raggruppare non una parte del territorio ma tutto il territorio della TL Cuneese, quindi penso che questi riscontri di oggi saranno positivi per tutti noi. La provincia di Cuneo, o meglio la parte di provincia di Cuneo che fa riferimento alla TL del Cuneese, quindi la parte montana della provincia di Cuneo, ha presentato l'offerta estiva che è un'offerta di grande qualità e di grande quantità. Sono state presentate iniziative di tipo prevalentemente culturale, concerti, insomma iniziative di tanti tipi che hanno a che fare con gran parte della provincia. In particolare per la città di Cuneo abbiamo presentato Col bene che ti voglio, che è una sorta di fil rouge che tiene unite le iniziative nella nostra città, che vanno da inizio luglio ai primissimi giorni di agosto, che hanno a che fare con la musica lirica, la musica classica. Abbiamo i Berliner con Cuneo illuminata, che è un classico alla quarta edizione, lo spettacolo di luce e musica che inizierà il 13 di luglio. Insomma, abbiamo presentato una città, delle città in gran spolvero che si presentano al grande pubblico del turismo che sta apprezzando sempre di più i nostri territori. Si aprirà comunque il festival il 6 luglio con l'orchestra d'archi dei Berliner, l'orchestra di massimo livello mondiale, nella chiesa di San Francesco, che è comunque il complesso monumentale e il monumento più importante della città di Cuneo. Sempre nella chiesa di San Francesco, il 12 luglio, il quartetto dell'Opera di Nizza, un quartetto tra l'altro tutto femminile, e questo mi fa molto piacere perché la città di Cuneo è gemellata, lo sappiamo bene, con la città di Nizza, e quindi volevamo suggellare anche culturalmente questa forza, questa unione tra le due città. E come dicevo invece, in Piazza Costituzione, la Turandot il 10 luglio, poi la Traviata il 26 luglio, per finire con gli Zigani di Budapest il 3 agosto, ma con un intervento anche del balletto, il grandissimo balletto del Lago dei Cigni, con i solisti dell'Orchestra di San Pietroburgo il 30 di giugno. Beh, Suoni dal Monviso si presenta come 14esima edizione, una serie di appuntamenti che spaziano tra le valli del Saluzzese con lo sfondo del Monviso. Si parte il 1 luglio a Saluzzo con un concerto Il Viandante, poi andremo la settimana successiva l'8 luglio tra Crissolo e Ostana con un doppio appuntamento il mattina e il pomeriggio con un gruppo francese e un coro italiano, e poi il 21 luglio sarà la volta di Busca con il Sunshine Gospel Choir in serata,
29 luglio, domenica 29 luglio alle 12, il concerto di Noemi a Pianpilun, Colle di Gilba, sullo spartiacque tra le valli Po e Varaita. Il 5 agosto il concerto del pianista Allevi con la sua orchestra a Pontechianale, e poi a chiudere la stagione il 20 ottobre un concerto di musica classica per coro e orchestra con i Polifonici del Marchesato e l'Orchestra Bruni di Cuneo, con l'esecuzione della Messa di Gloria di Puccini. Un territorio molto vasto, si sia raccontato, e con che cosa? Con i suoi festival, con il suo modo di narrarsi. Ad esempio il nostro festival, lo citiamo, è il modo che hanno le Valli Stura, Grana, Maira, la pianura saluzzese, Varaita, poi Infernotto, di raccontare la propria tradizione che nasce nelle radici occitane, quindi la musica, la danza, il ballo, il coinvolgimento. Invitiamo il pubblico a fare che cosa? A venirci a trovare, a passare interi weekend con noi. Lo facciamo anche con grandissimi artisti: Francesco De Gregori il 9 luglio, il 26 a Lagnasco Richard Galliano, o ancora con un evento particolarissimo, la salita al Monviso, il concerto che potrebbe essere il più alto d'Europa, una ghironda, un musicista e 7 accompagnatori. Wake Up Festival è iniziato nella sua prima emanazione già sabato scorso, però terminerà alla fine di settembre, e è composto di due parti: gli incontri pomeridiani con il mondo degli youtuber dedicati ai giovanissimi, e poi invece i concerti serali con Annalisa, con gli elementi insomma un po' più pop. L'idea è quella di provare a dialogare con quel mondo giovanilissimo che a volte stentiamo a capire perché parla un linguaggio completamente diverso, che invece ha diritto di cittadinanza e deve essere analizzato e deve avere uguale dignità.